Che figata, lo voglio fare subito. Proprio letteralmente. Chi me lo fa fare? Vabbè, sì, dai. Giostra veloce. Io non so se ce la farò, ma l'idea è molto bella. Io ho pensato, mi pare che devo andare all'ortopedico. Ah, no, vabbè, mi tengo il mal di schiena. Entrambe le Oddio, cose, sì. specialmente se insieme, è molto difficile cercare di far ridere qualcuno con intanto che Tendenza. sai che non riderà, cercherà di non ridere, poi non puoi ridere neanche tu, non ti puoi divertire neanche tu di quello che stai facendo, per cui è un momento di gelo dentro e fuori. Guarda, per un idraulico, un commercialista è più facile non, è più difficile non ridere. Ma per un comico, per chi fa questo mestiere, per chi fa l'attore brillante, insomma, chi fa ridere nella vita, credo che sia più difficile vedere gli altri che non ridono a quello che stai facendo. Allora, no, secondo me tendenzialmente è più difficile far ridere che non ridere, ma in questa situazione LOL in cui c'erano dei comici estremamente divertenti è stato più difficile non ridere. Io ero d'accordo con Fru, ma per dire qualcosa di diverso dico il contrario di Fru, cioè nel senso è stato molto difficile. No, 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 Perché sul serio. pensavi che magari a casa ridono? Sì, Ecco, non ti ho dato esatto. risposta. Uno, due, tre. Lillo! Lillo! Perfetto. un po' tutti, lo dico sinceramente, ma Elio, quello che reputavo più imprevedibile, reputo tuttora imprevedibile, quindi lui sicuramente. Imprevedibile, Elio ti può fregare per la sua No, imprevedibilità. io avevo rispetto per tutti, ovviamente, perché sono tutti dei grandissimi comici. Quando ho visto entrare dalla porta Angelo Pintus, mi sono spaventato. È brutto dal vivo. Sì, molto, cioè, L'hai mai visto veramente, dal vivo? no. Io, classica, quella classica che fanno tutti, quella di pensare a cose spiacevoli, che è una cosa che funziona, ma devi tenere la concentrazione, per cui no, no, non sempre ce la fai. Insomma, appena ti distrai un attimo, vieni fregato, però quella funziona. L'importante è non avere intorno persone che ti conoscono e che hanno la tua stessa ironia, perché lì, ecco, devi cercare di non incrociare i loro sguardi, perché magari da soli ci si riesce a trattenere, ma se becchi un amico che sta pensando la tua stessa cosa, Vero, non è possibile. verissimo. Io mangiavo e bevevo compulsivamente qualsiasi Vale più in cosa. Ah, generale nella vita, no? in generale nella vita? No, pensavo nel Mangiami. gioco. In generale nella vita, no, impossibile. Io rido a qualunque cosa, anche in situazioni. Mi sono capitate situazioni veramente difficili a cui non ho saputo trattenere la risata. E non testimonierò quale situazione in questo luogo, perché è veramente una situazione spiacevole. Io ricordo quando al funerale di mia nonna c'era Esatto, Ciro. questo. È stato. Abbiamo dovuto cacciarlo. No, non saprei, no, non saprei rispondere. Io non sono uno bravo a trattenere le risate, mai. Quindi, sono la persona meno adatta a rispondere a questa domanda. 12 minuti. No, io pochissimo, sono come peggio di Fru, io tendo a ridere immediatamente, per cui pensavo di durare veramente molto, molto, molto poco. No, anche io avevo la convinzione che sarei uscito subito, e infatti meno di un'ora sicuramente. Io sapevo che avrei resistito un po', però no, senza nessuna certezza. No spoiler.